Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come vedete oggi un'angolazione leggermente diversa dal solito perché ho voluto puntare la telecamera dal lato opposto rispetto a quello che vedete di solito, lato dal quale mi trovo con tutti i laser, con la postazione laser che pian piano sto andando a costruire. Si tratta nient'altro che una parte di scaffalatura di cui ho riservato due piani per appoggiare tutti i miei laser. Questa parte qua sotto è quella dei laser, diciamo, attivi, ovvero quelli che uso più frequentemente. In questo caso, come vedete, tutto SculpFun, anche quello che abbiamo qua sulla scrivania, e vi spiegherò a breve il motivo. Come vi avevo promesso, sono arrivato al video confronto tra laser di potenze differenti. Comunque non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere le differenze principali per cercare di farvi capire quale laser potreste comprare per il vostro laboratorio o per il vostro hobby. 67 Lab. Prima di tutto, perché SculpFun? Semplicemente per il fatto che ho tutti e tre i tipi di moduli. Come abbiamo visto, quello da 5,5 watt, quello da 10 e quello da 20. Per di più si tratta di macchine molto molto semplici che hanno quindi un rapporto qualità-prezzo decisamente buono, sia nelle versioni a bassa potenza sia nelle versioni a potenza più alta come il 10 o il 20 watt. La struttura che avete qua davanti è quella che fa meno testo perché è quella dell'S9. S9 fa parte della serie precedente, la prima serie. Per esempio sull'A6X non ha ancora le guide lineari, cosa che invece troviamo su tutta la serie S30. Qua abbiamo l'S30 Pro e qua abbiamo l'S30 Pro Max. Quindi considerando proprio la serie S30 abbiamo già delle feature costruttive un pochettino di livello più alto. Ma nonostante questo sono macchine che rimangono comunque molto competitive sul prezzo. Ma non è questo di cui parliamo. Se volete le recensioni trovate sul mio canale sia l'S30 Pro che l'S30 Pro Max. Basta che andiate a sfogliare un pochettino i vari video. Oltre a questo tutta la serie S30 viene fornita già con il compressore per le Rassist, quindi tutto il kit per le Rassist, e per di più sono tra le poche macchine che hanno la possibilità di controllare le Rassist direttamente da software con per esempio Lightburn, che come abbiamo visto in diversi tutorial è una cosa soprattutto per chi fa il taglio che è fondamentale. Ultima cosa, mi trovate qua con un S9 perché come abbiamo visto in un video precedente c'è la possibilità tramite un kit relativamente economico, mi pare che si stia sui 120 euro, c'è la possibilità di trasformarlo quasi completamente in un laser della serie S30. Quindi si compra il kit per le Rassist, si compra il kit con scheda madre sostitutiva, infatti vedete che ha un colore leggermente diverso il case, e con una mezz'oretta di intervento si converte la macchina in modo da avere le Rassist automatico anche sulla serie precedente. Il kit funziona su S9 S10. Chiuse tutte queste parentesi, andiamo adesso a parlare un pochettino dei moduli. Quello che vedete qua è il modulo dell'S9 già con il suo kit per le Rassist da 5,5 watt. Dopodiché abbiamo quello da 10 watt che come vedete è piccolino, anche lui ha le stesse caratteristiche diciamo fisiche di quello da 5,5 watt proprio come dimensioni, ma che ha all'interno due moduli abbinati. Diciamo che la morfologia è all'incirca la stessa per tutti i moduli, ovvero abbiamo la parte di emissione con il suo ugello, il corpo che è un estruso d'alluminio che mi permette anche di far scorrere all'interno l'aria in modo da raffreddare il modulo stesso, e la parte superiore che porta l'elettronica e una ventola proprio per far fluire l'aria attraverso l'estruso d'alluminio. Modulo da 5,5 watt, un solo diodo che viene convogliato, viene focalizzato sull'oggetto che andiamo a incidere. Modulo da 10 watt, due diodi che tramite un sistema di specchi e lenti vengono focalizzate nello stesso punto in modo da circa raddoppiare la potenza. C'è un pelino di perdita dovuto probabilmente proprio all'interposizione di lenti, specchi e quant'altro tra la sorgente e il punto di messa a fuoco. E poi abbiamo il modulone da 20 watt, vedete che la dimensione è decisamente più grande, che contiene ben 4 diodi che vengono concentrati con lo stesso sistema nello stesso punto. Quindi queste un po' le differenze morfologiche e costruttive per quanto riguarda i vari moduli. Parliamo adesso di funzionalità, che forse è quello che interessa di più ai fini pratici per chi si approccia ad acquistare una macchina di questo genere. Ovviamente più si sale di potenza più abbiamo possibilità di tagliare forti spessori, ma io non la vedo, come ho già detto in altri video, tanto in quest'ottica quanto nel fatto che possiamo
lavorare gli stessi spessori con velocità più alte. Una piccola parentesi su quella che è l'incisione: diciamo che moduli meno potenti per l'incisione sono un pochettino più adatti, perché normalmente hanno il punto di messa a fuoco un po' più preciso, anche se questa cosa sta andando un po' a venir meno, diciamo, perché la qualità delle lenti per la messa a fuoco è sempre più alta e quindi il punto è sempre più piccolo, nonostante anche l'abbinare più sorgenti per aumentarne la potenza, ma in linea di massima anche la potenza stessa, la potenza troppo alta è più difficile da modulare, anche perché il laser viene modulato in PWM oppure in TTL, mi pare che si chiami, che significa praticamente che abbiamo una sorgente che può essere soltanto continua, che non viene modulata proprio in potenza, ma ne viene modulata la potenza media accendendo e spegnendo questo laser, come se questo fosse impulsato. Quindi supponiamo che vogliamo lavorare con un laser da 10 watt e farlo lavorare solo a 5 watt, lui starà acceso o spento per la metà del tempo. Ve l'ho raccontata proprio alla super super acqua di rose, anche perché non sono un elettronico e non è che sia così preparato in materia. Quindi laser più potenti sono ovviamente più difficili da modulare e quindi potrebbero dare un po' più di difficoltà per quanto riguarda l'ottenimento di un buon risultato su sfumature, per esempio, che ci possono servire per riprodurre delle immagini. Comunque, lasciando un attimo da parte quella che è l'incisione, parliamo invece di quello che è il taglio. Laser da 5,5 watt. Per tagliare un compensato da 3 mm dovremmo tagliare circa tra i 100 e i 150 mm al minuto, con potenze intorno al 90%. Diciamo che questo può essere un parametro base per andare a partire con un taglio su un materiale del genere. Ovviamente poi dipende anche dal tipo di compensato. Nella mia esperienza ho dovuto aumentare la potenza, a volte scendere con la velocità, magari fare due passate, eccetera eccetera, ma come parametro, diciamo, per fare i nostri ragionamenti teniamo buono questo, quindi teniamo 150 mm al minuto e 90% di potenza. Facciamo il passaggio successivo, ovvero saliamo di taglia del laser con, per esempio, un laser da 10 watt. Piccola parentesi, tutti si stanno un po' spostando come fasce sui laser, diciamo, versione base da 10 watt. 5,5 watt sono macchine molto molto economiche in genere, che vanno benissimo per iniziare, ma che stanno un pochettino, non dico sparendo dal mercato, ma comunque la base sta diventando quella da 10 watt e per di più iniziano a vedersi dei moduli anche da 30 watt, 33 watt, quindi con potenze ulteriormente elevate, 6 diodi allineati. Chiusa parentesi, scusate le mille divagazioni, parlando di un laser da 10 watt, lo stesso compensato da 3 mm potremmo andarlo a processare al doppio della velocità, oppure alla stessa velocità ma circa riducendo del 50% la potenza, cosa che tra l'altro allungherebbe anche la vita del nostro laser. Quindi di nuovo parametro 5 watt, 150 mm, 90% di potenza, 10 watt, riusciamo ad arrivare a 300-350 mm al minuto, sempre al 90% di potenza. Un'altra opzione potrebbe essere raddoppiare la velocità, quindi andare per esempio a 600 mm al minuto, sempre 90% di potenza, ma raddoppiare il numero di passate, cosa che tra l'altro ci permette di migliorare anche un pochettino la qualità del taglio sia in ingresso che in uscita. Vi dico la verità, non lo faccio mai. Io, se posso, vado di prepotenza e taglio con una passata sola. Quindi cosa abbiamo visto? Cosa piuttosto ovvia: passando da un laser da 5 watt a un laser da 10 watt, riusciamo all'incirca a dimezzare i tempi di processo, cosa che, se stiamo facendo il nostro hobby in laboratorio, può lasciare un po' il tempo che trova. Ma se questo hobby inizia a essere magari legato a una piccola attività che vogliamo portare avanti, lasciatemi dire su Etsy o cose del genere, per realizzare piccoli oggetti da vendere, ovviamente va ad aumentare il numero di oggetti che possiamo andare a realizzare nel tempo che abbiamo a disposizione. Le cose migliorano ulteriormente se passiamo al 20 watt, perché il 20 watt abbiamo nuovamente raddoppiato la potenza, un compensato da 3 mm, che è quello che abbiamo usato come riferimento fino adesso, riusciamo a processarlo a velocità ancora doppie, quindi vuol dire che riusciamo ad arrivare a magari 600 mm al minuto, in verità anche qualcosetta di più, sempre al 90% di potenza, e quindi dimezzare ulteriormente i tempi di processo, che ci permetterà di, nel tempo che abbiamo a disposizione, raddoppiare ulteriormente il numero di pezzi realizzati.
Queste sono le prime considerazioni che faccio per andare ad aiutarvi nella scelta di questo laser. Possono sembrare piuttosto banali perché ovviamente raddoppio la potenza, raddoppio la velocità, dimezzo i tempi di processo dei materiali, però è uno degli aspetti fondamentali per decidere l'acquisto. Il secondo aspetto sono gli spessori processabili. Se utilizzate principalmente compensato da 3 mm, che è uno dei più utilizzati per lavoretti o cose di questo tipo, anche un laser da 5 watt può essere sufficiente per quello che volete fare. Ma se vogliamo andare un pochettino più su di spessori, anche già solo partire dal 5 mm, i tempi di processo e la qualità delle superfici tagliate decade un pochettino. I tempi di processo tendono ad aumentare proporzionalmente anche in base allo spessore. Calcolate appunto 3 mm di compensato, 100 mm al minuto, 90% di potenza. Se vogliamo passare al 5 mm dobbiamo raddoppiare il numero di passate perché con la potenza abbiamo finito. Per cui a 100 mm al minuto, sono 10 cm fatti in un minuto, capite che i tempi cominciano a diventare lunghetti. Per cui se pensate di processare materiali che vanno dai 5 agli 8 mm, sicuramente vi converrà pensare di partire con un laser da almeno 10 watt. Se andiamo a salire oltre, quindi magari vogliamo lavorare dell'8, del 10 mm per fare delle piccole scatolette, l'esempio tipico che mi viene in mente e che magari vedremo anche sul canale prima o dopo, è la realizzazione di quei mini cabinet per emulatori, che quindi andremo a tagliare con materiale di un certo spessore, 8-10 mm, un laser da 10 watt è sufficiente, ci vorrà un po' di tempo, ma riusciremo a fare questo lavoro. Con un laser da 5 watt, l'8 mm, non vi dico di scordarvelo, ma vi farà sicuramente rimpiangere un pochettino il fatto di non aver preso qualcosa di più potente. Se il nostro range di spessori lavorati invece si attesta dagli 8 mm in su, anche il 10 watt vi diventerà stretto, per cui vi consiglio di andare su macchine più potenti. Adesso il divario di prezzo è sceso decisamente e di prezzi ne andremo a parlare tra poco, per cui se dovete iniziare un'attività su prodotti di questo tipo vi consiglio assolutamente, soprattutto se fate tanto, di passare su qualcosa di molto più potente, quindi dai 20 watt in su. Andiamo adesso a fare alcune considerazioni su quelli che sono i prezzi, perché oltre a quello che voi dovrete processare, sicuramente il vostro budget andrà a influire su quello che dobbiamo andare ad acquistare. I prezzi si aggirano all'incirca, che sia Skullfan che siano altre aziende, su queste cifre. Partendo dai laser base, quindi 5 watt, diciamo che il prezzo può partire intorno ai 200 euro. Per esempio l'S30 normale si riesce a portare a casa con un 230 euro circa, che sono un ottimo prezzo perché abbiamo già una macchina con le guide lineari, come vi dicevo non le vedete qua perché questo qua è un S9 modificato a S30, ma su tutta la serie S30 abbiamo già le guide lineari, la scheda madre da 32 bit e soprattutto, come vi dicevo, Air Assist integrato. Quindi macchina da 5 watt, circa 230 euro per quanto riguarda Skullfan. Si riesce ancora a spendere qualcosa meno se ci si accontenta di macchine senza l'Air Assist, che tra l'altro me ne deve arrivare una veramente economica a breve da testare, che voglio farvi vedere proprio per farvi capire una macchina base cosa può riuscire a fare nei nostri laboratori. Salendo di fascia passiamo sul 10 watt, normalmente il prezzo si attesta intorno ai 400 euro. Abbiamo raddoppiato la potenza, abbiamo raddoppiato circa il prezzo, in verità un po' meno che raddoppiato. Se saliamo ancora di potenza, quindi per esempio il 20 watt, il prezzo in genere ha delle oscillazioni che sono abbastanza alte tra un brand e l'altro, perché si parte da circa 750 euro, a cui è sceso in questo momento in cui sto facendo il video, per l'S30 Pro Max, lo Skullfan, quindi, per arrivare anche fino a 1000-1200 euro su altri brand dove magari abbiamo un pelino la struttura più raffinata o cose del genere. Ma alla fine vi dico, quello che serve a noi è il modulo che viene portato a spasso da due assi. Per cui se il nostro budget non è esagerato, ma abbiamo comunque la possibilità di spingerci su cifre del genere, l'S30 Pro Max resta comunque un ottimo acquisto. Anche perché Skullfan, è vero, ha delle macchine molto molto basiche, senza grosse sicurezze, cose di questo tipo. A parte che ho letto qualche giorno fa che sta uscendo tutta la serie S30 Ultra, che è nuova, con
moduli con altre potenze e con tutta una serie di feature aggiuntive, ma avremo la possibilità di parlarne successivamente. Concentrandoci invece su quella che è adesso, un S30 Pro Max, così come anche tutta la serie S30, abbiamo la possibilità di fare degli upgrade, per esempio per quanto riguarda l'area di taglio, e possiamo arrivare fino a coprire quasi un metro per un metro con le strutture, con dei kit relativamente economici. Per cui un buon prezzo per quanto riguarda Sculpfan. Se volete qualcosa di esteticamente più rifinito, magari con qualche feature di sicurezza che sono comunque importanti in più, si sale un pochettino di prezzo. Come vi dicevo, si sale anche a oltre 1000 euro. Se volete qualche informazione a riguardo, avete bisogno di qualche consiglio, io consiglio sempre a tutti di scrivermi in direct su Instagram. Cerco di rispondere praticamente sempre a tutti, anche se vi dico la verità, sta diventando un lavorone, per darvi il consiglio su quello che può essere la macchina che fa per voi. Quindi, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove pubblico ogni tanto aggiornamenti di quello che accade in laboratorio e anteprime di quello che vedrete, e dove, se volete contattarmi, abbiamo più un collegamento uno a uno, per cui è un po' più facile comunicare rispetto a farlo nei commenti sotto su YouTube. Se sono domande un po' più complesse, Instagram; se sono domande molto semplici, qua sotto nei commenti, e cerco di rispondere a tutti. Ultima cosa per cui dovete fare un minimo di attenzione per quanto riguarda il vostro acquisto e il posto dove andrete a utilizzare questo laser. Questo qua è un consiglio più che altro generico, perché soprattutto quando andiamo a fare i tagli, lo avete già visto in altri video, si creano un sacco di fumi. Quindi dovrete avere la possibilità di aerare il locale, e meglio ancora cercare di fare un sistema di aspirazione, come per esempio quello che sto realizzando qua. Adesso funziona, è ancora da ottimizzare. Vedete che ho una tenda in PVC che mi isola questa parte, attaccata magneticamente, e qua dietro una cappa di aspirazione da cucina, che è la cappa base dell'IKEA, 50 euro di cappa, che mi porta i fumi dietro questo muro, nell'intercapedine di aerazione, dove non do fastidio a nessuno. Perché in base anche al materiale che è andata a tagliare, i fumi potrebbero essere nocivi. E comunque vi dico, anche solo quando faccio i test, con i pochi fumi che faccio, finisco le recensioni che ho gli occhi che bruciano in un modo pazzesco. Calcolate anche che più tagliate legno spesso, più il laser è potente, più tagliate di prepotenza, più andate a generare fumi. E ultimo appunto, quando processate materiali plastici, assolutamente farlo all'aperto, perché tutto quello che è plastico crea fumi nocivi, potrebbe creare diossine che diventano veramente pericolose, cioè rischiamo veramente l'intossicazione. Per cui o utilizzate una maschera adeguata oppure fate la cosa all'aperto. Io vi consiglio, per di più, certi materiali non processateli proprio. Abbiamo parlato delle prestazioni, abbiamo parlato dei materiali processabili, abbiamo parlato del prezzo. Dovreste avere più o meno un'idea, per quanto non esaustiva, su quello che potrebbe essere il target di macchina che potrebbe fare a caso vostro. Io spero che questo video vi sia piaciuto e più che altro vi sia stato utile, proprio per queste informazioni che ho cercato di trasmettervi. Se così è stato, lasciate un like qua sotto e, ripeto, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video e neanche una recensione. Siamo arrivati alla fine del video. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!